disposizioni formali nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione in legge del decreto 12 ottobre 2023-140 recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. In videoconferenza abbiamo che l'ordine del giorno reca l'audizione dei rappresentanti del Lions Club Campi Flegrei Cuma. Ringrazio Agostino Magliuolo. Dottor Magliuolo, mi sente? Non la sentiamo, dovrebbe mettere l'audio, dovrebbe attivare l'audio. Mi sente? Adesso sì. Presidente onorario e Salvatore Illiano, presidente del Lion Club Campi Flegrei Cuma, per la partecipazione ai nostri lavori e cedo loro la parola per lo svolgimento della relazione, se possibile intorno agli 8 minuti, in maniera da poter lasciare eventuale spazio per le domande dei colleghi collegati o presenti qui in commissione. Prego. Grazie e buongiorno e grazie all'opportunità di essere qui stamattina. Come dicevo, sono Salvatore Illiano, presidente del Campi Flegrei Cuma. Il nostro club è presente da più di 40 anni sul territorio dei Campi Flegrei e in modo particolare abbiamo la nostra sede proprio nel comune di Pozzuoli. Durante i nostri service che facciamo quotidianamente ci capita spesso di ascoltare i cittadini e di questi tempi purtroppo la più grande preoccupazione è la paura del bradisismo. Ma giusto per stare nei tempi di questa cosa vi parlerà il nostro socio fondatore e presidente onorario, l'ingegnere Agostino Magliuolo, ingegnere capo al Comune di Pozzuoli per circa 40 anni, quindi lui conosce benissimo la situazione per i Campi Flegrei. Prego, ingegnere. Buongiorno, grazie per avermi dato la parola. Prego, come dicevamo, è nato nel 1978 e ha già collaborato proficuamente con le istituzioni sia all'epoca del terremoto del 1980 che del bradisismo del 1983. Erano tempi differenti e ci si trovava in situazioni emergenziali non previste, ma affrontare le stesse ha comunque fornito un'utile esperienza al nostro club. Adesso, considerato che il governo è immediatamente intervenuto con norme ad hoc, si ritiene utile alcune osservazioni e soprattutto indispensabile istituzionalizzare, per quanto soprattutto la collaborazione, affinché la comunicazione possa essere veicolata con le giuste modalità. Pertanto riteniamo che la nostra associazione, il nostro club, possa essere inserita nei soggetti di cui all'articolo 3, al fine di dare un utile contributo sia all'amministrazione comunale, città metropolitana, regione e soprattutto al governo per tutto il prosieguo del fenomeno che verrà e non si sa quando finirà. Come associazione profondamente radicata nel territorio, come diceva il mio presidente, abbiamo un punto di vista privilegiato di ascolto della cittadinanza e di ricezione delle istanze della stessa. Oggigiorno i sintesi, i punti salienti possono essere così riportati, per cui dopo nelle discussioni che abbiamo avuto con i soci in varie riunioni del club abbiamo ipotizzato queste proposte per ogni punto. La comunicazione su quanto sta succedendo è spesso superficiale e non veritiera e crea paura nella popolazione e mina la fiducia nelle istituzioni. Ed è per questo che fino adesso noi ci siamo astenuti di invitare chi che sia a dare delucidazioni in merito a riunioni fatte con la popolazione. La complessità poi delle procedure, per chi pensiamo a pieno titolo oggigiorno voglia intervenire immediatamente su immobili di proprietà legittimi dal punto di vista ovviamente urbanistico, al fine di renderli idonei dal punto di vista statico. Un secondo punto su cui si è discusso. Il rallentamento dell'esecuzione e quindi dell'utilizzo delle opere emergenziali già progettate e spesso appaltate. Ripartendo dal primo punto della comunicazione, a questa associazione vengono avanzate continuamente richieste per delucidazioni in merito al fenomeno in atto e ai comportamenti conseguenziali. Pertanto, non volendo, come dicevo prima, correre il rischio di fornire informazioni non corrette, si ritiene
soprattutto al fine di non lasciare la popolazione in balia di notizie sommarie e non verificate, che sia utile regolamentare l'esecuzione di incontri fra associazioni riconosciute alla popolazione, con la presenza soprattutto di rappresentanti istituzionali che possono veicolare informazioni condivise e reali. E questo è sul primo punto che dicevamo della comunicazione. Sul secondo punto degli immobili, si ritiene estremamente utile la predisposizione prevista del piano straordinario di analisi della vulnerabilità prevista dall'articolo 2. E lo dico ricordando che analogo studio sulla vulnerabilità è stato effettuato a seguito del bradisismo del 1983 ed è stato oggetto di studio continuo per anni. Tenendo però presenti i tempi necessari, si dovrebbe cercare di prevedere, data la specificità del fenomeno di recrudescenza e la mancanza di conoscenza di quale sarà il termine, che il proprietario di immobile privato legittimamente esistente, al fine di eliminare la preoccupazione continua ad ogni evento sismico, possa realizzare con procedure agevolate e con la possibilità eventuale di avvalersi ex post di facilitazioni economiche interventi sugli stessi immobili che diano maggiore sicurezza statica dal punto di vista sismico e discosse quindi continue, stare più tranquilli. Dopo il piano di vulnerabilità, ricordo che dopo gli eventi del 1983 fu redatto ed approvato un piano di recupero del centro storico che teneva conto del fenomeno e mitigava le conseguenze per la pubblica amministrazione, soprattutto in caso di evento finale straordinario. Si prevede che poi questa possa essere fatta anche questa volta, dopo che il piano di straordinario di vulnerabilità sia stato studiato, accettato ed approvato. Come ultima annotazione, si ricorda che sul territorio agisce il commissario straordinario di governo, istituito per il fenomeno bradisismo legge 1984, che si è appresso non riesce a completare il piano infrastrutturale approvato per difficoltà percentuali. Si ritiene pertanto utile considerare quanto sopra e prevedere qualche norma che faciliti la conclusione di questi interventi e la messa in esercizio e soprattutto la fruibilità degli stessi. Questo sono, ho letto in sintesi, tutte quelle che è venuto fuori dalle nostre riunioni dopo aver ascoltato, anche per altri service che noi continuamente abbiamo sul territorio, la voce della popolazione in questo momento, da alcuni mesi, molto molto particolare. Ringrazio per avermi dato la possibilità di esporre. Grazie a voi. Vediamo se ci sono delle richieste di intervento. Sì, c'è il collega Caso, prego. Grazie Presidente, grazie agli intervenuti. Parto da quello che è stato detto e ne approfitto anche visto che l'ingegner Maiulo comunque è stato tecnico, dirigente tecnico del Comune di Pozzuoli, anche sindaco, ma anche in Regione come responsabile, tra i tecnici responsabili della struttura commissariale della ex 88784 che era proprio in parte dedicata a questo, cioè alla creazione di via di fuga e così via. Quindi proprio partendo da quello che è stato detto agli auditi faccio giusto qualche domanda. Ci si è incentrati sulla necessità di una migliore comunicazione, quindi vi chiedo cosa secondo voi è stato sbagliato fino ad oggi, in che cosa si dovrebbe migliorare proprio utilizzando anche i fondi previsti nel decreto. Relativa alla comunicazione. Poi l'ingegnere parlava di opere emergenziali che sono già state progettate, abbandonate e la necessità di intervenire anche su queste con una norma che faciliti gli interventi. Quindi chiedo se di fatto fa riferimento ad opere previste proprio nella legge speciale 887 dell'84. Ne approfitto, non so se l'ingegnere è ancora responsabile tecnico della struttura, se la struttura esiste ancora,
del perché eventualmente ci sono queste opere non completate e quindi come bisogna intervenire, ricordando che c'è una distanza di 40 anni ora. Grazie. Prego Presidente, se vuole replicare alla domanda del collega Caso. Sì, per quanto riguarda la comunicazione, no, non ho detto che adesso è stato sbagliato, che ho voluto precisare che il piano di comunicazione serve, è un'utilissima cosa, ma soprattutto vorremmo che non si possano fare riunioni invitando anche gli esperti, perché non portano la voce dell'amministrazione. Il nostro intervento, la nostra richiesta era finalizzato solo a questo, a far sì che in queste riunioni con la popolazione, perché vengono stabilite da associazioni riconosciute e tutto, partecipino i rappresentanti istituzionali con la voce istituzionale e non esperti, e forse più esperti di altri, per carità, ma che hanno la loro opinione e che quindi possono provocare disagio nella popolazione su come comportamento e sulla differenza che è, che porta il governo, la governance con le sue proposte. Per quanto riguarda il piano e le opere che non sono che sono in completamento, non finite con notevole ritardo, questo è vero. Questo è stato tutto anche per, appunto, come dicevamo, i tanti anni che sono passati. Queste opere per adesso non finite, sono opere che sono iniziate pochi anni fa, perché tutte quelle principali iniziali che erano finanziate e sono state finanziate sono state fatte negli anni dovuti, sono finite anche da 30 anni a parecchie opere. Queste ultime, siccome è passato molto tempo e fa sentenze tribunali, amministrativi, civili ed altro, è venuto meno la capacità di prevedere il potere che si aveva all'inizio del commissariamento straordinario, e quindi con le procedure ordinarie si è incominciato ad avere difficoltà per alcuni punti proprio nel completamento. Allora si chiedeva se è possibile intervenire in questo senso affinché la popolazione, il territorio dei comuni interessati o parti dei comuni possono vedere la fine di queste opere al più presto possibile. Questa era l'opinione che si voleva esplicitare. Grazie. Grazie, grazie a lei. Caso, però dopo non rimaniamo, cioè accumuliamo ritardo con gli altri, veramente. Prego. Ingegnere, chiedo scusa, quindi non ho capito se di fatto poi la struttura commissariale dell'887 dell'84 esiste ancora, perché lei ora dice che le opere devono essere, la difficoltà è farle con i poteri normali e non commissariali, quindi la 887 non esiste più come struttura commissariale, ho capito bene? Grazie. No, la struttura 887 è una struttura commissariale di governo, istituita con legge del governo. E quindi c'è il presidente commissario straordinario che esiste ancora, e le opere che si stanno completando in corso avvengono proprio sotto l'egida del presidente commissario straordinario di governo, perché la legge è una legge statale. Grazie Presidente, ringraziamo lei, Mogliolo come Presidente Onorario, Salvatore Liliano, Presidente del Lions Club Campi Flegrei, Cuma per il contributo reso ai nostri lavori, e dichiariamo conclusa l'audizione. Grazie e buona giornata. Grazie a lei, buona giornata a lei e a tutta la commissione. Grazie. Vediamo se il dottor Colutta è collegato. Possiamo fare un minimo di check del microfono. Dottor Salve, buongiorno. Salve, buongiorno, mi ascolta? Perfetto. L'ordine del giorno reca l'audizione dei rappresentanti di Terme Stufe di Nerone SRL. Ricordo al nostro ospite che l'audizione sarà trasmessa attraverso la web TV della Camera dei Deputati, ove non vi sia un'obiezione da parte sua. Ringrazio Eligio Colutta, socio fondatore di Terme Stufe di Nerone, per la partecipazione ai nostri lavori e gli cedo subito la parola per lo svolgimento della relazione. Mi raccomando i tempi, 7-8 minuti, per poi lasciare spazio ai colleghi per poter magari fare delle domande. Prego, Colutta. Perfetto, grazie mille. Leggo così cerco di essere assolutamente nei tempi. Allora, sono Eligio Colutta e rappresento questa azienda termale
nei Campi Flegrei, Stufe di Nerone. Ringraziamo assolutamente i deputati per l'occasione che ci è stata data al fine di collaborare per affrontare con maggiore tranquillità una delle tante crisi bradisismiche del territorio. Dobbiamo premettere che i Campi Flegrei di crisi bradisismiche ne hanno vissute tante e che questa non sarà l'ultima. Noi cittadini e aziende siamo abituati a convivere con questo fenomeno. Ciò che sarebbe auspicabile è un interesse costante, non soltanto durante la recrudescenza della crisi, ma anche nella fase discendente, che è quella caratterizzata dall'assenza di scosse, ma non per questo meno dannosa per edifici e strutture cittadine, affinché, diciamo, la prevenzione sia costante e ci sia anche fondamentalmente l'attenzione per le successive crisi, perché questa non è l'ultima, non sarà l'ultima. Siamo assolutamente soddisfatti per quello che è stato proposto in questo decreto-legge, quindi l'aumento del controllo antisismico per edifici pubblici e privati, l'aumento del monitoraggio, oltre che a una microzonizzazione sismica del territorio, perché ovviamente ci sono parti del territorio più soggette e parti del territorio meno soggette. Relativamente al controllo degli edifici, come detto anche nell'intervento precedente, sarebbe, diciamo, auspicabile prevedere sicuramente delle semplificazioni burocratiche, se poi fosse possibile anche accedere a degli incentivi, degli sgravi, degli aiuti economici per la salvaguardia degli immobili privati di interesse storico o comunque oggetto di attività economica. Ovviamente stiamo parlando di immobili legali, perché purtroppo il territorio non sempre ha, diciamo, strutture immobiliari sempre completamente legali. Relativamente invece al nostro settore di business, quindi l'ambito del turismo sanitario, il turismo in questa zona è tra le principali fonti di sostentamento. C'è stata una campagna mediatica tendenzialmente troppo allarmistica che ha creato molta tensione sia negli abitanti che nei turisti. Il messaggio che abbiamo purtroppo visto all'opinione pubblica racconta di edifici pronti a crollare, di una popolazione terrorizzata che dorme nelle auto, mentre in realtà un edificio fatiscente è crollato un pezzo di un cornicione, cose che possono capitare anche col passaggio di un pullman, fondamentalmente. Questa cosa ovviamente il governo poco può fare, perché comunque sono aziende private che producono queste notizie. Quello che bisogna fare, secondo noi, è aumentare il volume della comunicazione istituzionale, in qualunque maniera questa si possa fare, fondamentalmente attraverso, diciamo, come diceva anche l'ingegnere prima, incontri sul territorio, ma anche comunicazione a livello nazionale. Io ho avuto telefonate da amici dal nord Italia che dicevano: ma allora quanti danni avete avuto? In realtà nessun danno, perché comunque se le strutture sono solide, anche negli anni 80 di crolli non ce ne sono stati. Il problema qual è? Il problema è fondamentalmente economico, non strutturale sicuramente, infrastrutturale sicuramente. Il problema è economico, nel senso che le disdette ad alberghi, ristoranti, ma anche a noi impianto termale, cominciano ad essere importanti, e il danno per le aziende di settore e di conseguenza per tutto il contorno di fornitori dipendenti comincia ad essere, non dico importante, ma da attenzionare, questo sicuramente. Quello che noi possiamo chiedere è una sorta di paracadute nei prossimi mesi, nel caso in cui questa crisi bradisismica dovesse, diciamo, aumentare o comunque possa portare a, non sia mai, evacuazione o addirittura all'allarme, esplosione. Quello che possiamo dire è che quello, diciamo, l'aiuto che abbiamo ricevuto dallo Stato durante la crisi Covid è stato salvifico per noi e per tutte le aziende sane del territorio. Siamo riusciti a mantenere la stessa forza lavoro e a sopravvivere ad un periodo di bassissimo volume economico. Immaginare di ricevere degli sgravi, degli aiuti diretti, crediti d'imposta, ristori, soluzioni di aiuto economico, nel caso solo di una riduzione importante del fatturato, sarebbe per noi un'ipotesi che ci aiuterebbe prima di tutto a tranquillizzarci, e di conseguenza a poter confermare investimenti pianificati negli anni precedenti, che altrimenti, diciamo, uno ha paura poi, se mai dovesse succedere, se mai dovesse capitare, c'è il rischio di blocco degli investimenti, che è una cosa che non è proprio piacevole. Sarebbe necessario pianificare e garantire aiuti principalmente ai dipendenti, con strumenti quali cassa integrazione straordinaria o comunque
strumenti straordinari, come alle aziende, per cui nel caso in cui corno a terra dovesse succedere qualcosa di un po' più pesante, un'ipotesi di sospensione di pagamento dei tributi, dei mutui, dei ristori, diciamo una soluzione tipo quella durante il Covid, perché negli anni 80, quando c'è stata la crisi bradisismica, il danno enorme per il territorio è stato il danno economico. Certo, tante famiglie sono state costrette ad abbandonare i loro posti, le loro case, ma di danni infrastrutturali importanti non ce ne sono stati tanti, ma la distruzione del tessuto economico è stata veramente, veramente grossa. Ovviamente noi speriamo che non avvenga nulla, che come negli anni 50, come negli anni 60, la terra sale, si ferma e poi comincia a scendere, tutto a posto, è finito là. Però prevenire ovviamente è meglio che curare, aiutarci a stare tranquilli, non solo a noi cittadini, ma anche a noi aziende, sicuramente sarebbe una cosa positiva. Io penso che sotto un punto di vista, diciamo, aziendale, io Grazie. penso di aver Vediamo se ci concluso. sono dei Grazie colleghi per la possibilità. collegati o in presenza che vogliono intervenire, altrimenti ringraziamo Ligio Colutta, socio fondatore delle Terme Stufe di Nerone, per il contributo reso ai nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione. Grazie, dottore, grazie, buon lavoro, buon pomeriggio. Grazie a lei e buon lavoro a voi. Eccoci qua. E vediamo se c'è il presidente. Presidente, mi sente? Presidente, mi sente? Sì, Sono salve, mi Rotelli sente? della Commissione Ambiente. Salve, buongiorno. Sì, Ecco, la salve. vedevo. Mi può per cortesia fare la pronuncia esatta del suo cognome? Burelli, alla francese. Perfetto. L'ordine del giorno reca l'audizione dei rappresentanti dell'Unione Industriale di Napoli. Ricordo al nostro ospite che l'audizione sarà trasmessa attraverso la web TV della Camera, ovvero non vi sia un'obiezione da parte sua. Ringrazio Guido Burelli, presidente del gruppo Piccola Industria dell'Unione Industriale di Napoli, per la partecipazione ai nostri lavori e gli cedo la parola per lo svolgimento della relazione. Mi raccomando, presidente, intorno ai 7-8 minuti per vedere poi di poter dare la parola eventualmente per qualche domanda. Prego. Salve, buongiorno. Allora, dall'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge del 12 ottobre 2023, numero 140, abbiamo rilevato due temi fondamentali che sono i tempi e l'individuazione dei fabbisogni. Il 12 dicembre si avrà un piano speditivo di emergenza, immaginiamo verosimilmente sulla falsariga di quanto già definito in passato. Mentre invece l'11 gennaio avremo una conoscenza ben più approfondita della situazione, la caratterizzazione del territorio in funzione della sua risposta alla sollecitazione sismica, nonché incrociata con la conoscenza della predisposizione delle costruzioni pubbliche e private a subire danneggiamenti e crolli. Questa conoscenza permette, oltre a quanto previsto dalla norma, diciamo che supporta le strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e a individuare una priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico, di stabilire delle priorità di monitoraggio post-sismica o di pianificazione di eventuali evacuazioni, oltre che la valutazione dell'incidenza della popolazione con disabilità. Naturalmente questo è frutto di uno studio che ci siamo fatti nel disegno di legge. Nonostante la conoscenza più approfondita del fenomeno, che ruota intorno alle date, da quello che abbiamo capito, dal 12 dicembre 2023 all'11 gennaio 2024, la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati per il potenziamento dell'operatività della protezione civile deve essere ultimata entro il 12 novembre 2023, per un importo di circa 4 milioni di euro entro la fine del 2023. No, ci chiediamo come verranno individuati i fabbisogni nei termini di personale, quindi ci immaginiamo destinati a una gestione di una sala operativa, a eventuali evacuazioni reali e soprattutto di quante unità si parla, sull'acquisto di mezzi e attrezzature e materiali, sull'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglimento della popolazione. Ci chiediamo dove
quanto grandi e soprattutto per quanti disabili o anziani, comunque popolazione disagiata, e la decorrenza dei contratti a meno che non ci sia una esclusività del trasferimento dei fondi. Inoltre il 27 novembre deve essere predisposto il piano di comunicazione alla popolazione, sempre in anticipo rispetto al 12 dicembre 2023 e all'11 gennaio 2024. Una nostra ulteriore perplessità nasce dall'esigua cifra stanziata per la verifica e individuazione delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali. Si parla di 100.000 euro. Naturalmente, come in un industriale, il tema principale è quello che riguarda il mondo delle aziende e delle attività produttive. Quindi la nostra e non ultima preoccupazione è l'impatto significativo che il rischio sismico connesso al fenomeno del bradisismo nell'area dei Campi Flegrei sta avendo sulle attività economiche del territorio in generale e sull'industria turistica in particolare, che già registra una battuta d'arresto rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, di cui il disegno di legge purtroppo non ne fa cenno. Queste sono un po' le considerazioni scaturite da un approfondimento fatto ieri all'Unione Industriale di Napoli, dove ricadono la maggior parte delle aziende iscritte dell'area dei Campi Flegrei. Grazie Presidente. Vediamo se ci sono dei colleghi che intendono intervenire. Prego, collega Caso. Grazie Presidente, una domanda velocissima. Si parlava di una battuta d'arresto rispetto allo scorso anno. Siamo già in grado di immaginare una quantificazione, cioè i danni eventuali che stanno subendo le attività commerciali e le aziende del territorio, dovuto soprattutto all'allarmismo, alle preoccupazioni che ci sono? Si riesce già a quantizzare questa battuta d'arresto o è ancora presto per avere dei dati un po' precisi? Grazie. Grazie collega. Prego Presidente. Noi proprio in questi giorni stiamo chiedendo un po' a tutte le imprese di fornirci praticamente una check di, diciamo, delle eventuali ripercussioni di questa situazione. Sicuramente abbiamo ricevuto dei feedback dalle aziende del settore del turismo che hanno visto comunque un'importante flessione rispetto all'anno precedente, però comunque nei prossimi giorni avremo praticamente un quadro di tutte i vari settori che comprendono l'Unione Industriale. Grazie davvero. Ringraziamo quindi il Presidente del Gruppo Piccola Industria dell'Unione Industriale di Napoli, Guido Burli, per il contributo ai nostri lavori, e dichiariamo conclusa l'audizione. Buona giornata e buon lavoro. Grazie Presidente. Professor Fabrocino, lo vediamo collegato, adesso lo vediamo anche, facciamo un check del microfono. Buongiorno. Perfetto, l'ordine del giorno lega l'audizione di Francesco Fabrocino, professore ordinario di tecnica delle costruzioni all'Università Digitale Pegaso. Ringrazio il professore per la partecipazione ai nostri lavori e gli cedo la parola per lo svolgimento della relazione. Prego professore. Grazie dell'invito per discutere, diciamo, di questo è il mio parere, questo disegno di legge. Ritengo che sia stato calibrato in maniera esatta, coinvolgendo tutti i soggetti coinvolgibili. Parlo ovviamente della rete RELUI, del consorzio RELUIS, dell'INGV, del CNR, e di altri diciamo enti che sono pienamente coinvolti nello studio del territorio. Sicuramente la conoscenza del territorio, così come di fabbricati, può aiutare quello che può essere la salvaguardia della vita umana. E questo è sicuramente fondamentale per poter redigere quello che può essere il piano di evacuazione nel caso di emergenza. Ritengo però che sia
da verificare anche la possibilità di utilizzare come elemento di ulteriore salvaguardia anche il mare, che sicuramente è un'altra delle vie possibili di fuga. D'altronde, voglio dire, creare un piano di emergenza che fa confluire su una rete infrastrutturale esistente sicuramente creerà non poche difficoltà, così come anche la manifestazione di elementi di formazione sia all'interno delle scuole che tra la popolazione può costituire sicuramente un elemento fondamentale per il normale deflusso delle persone. Non ho trovato elementi negativi su questa attività, però creare un piano, che comunque è un aggiornamento di un piano esistente con un'evoluzione continua e un'analisi dei fabbricati esistenti, riporta un po' alla mente anche quanto un elemento forte che era previsto già dalla Regione Campania, quello del fascicolo del fabbricato. Fascicolo del fabbricato, la cui notizia appare già in una norma regionale nel 2009, per cui anziché rincorrere spesso a procedure di emergenza, sarebbe utile, voglio dire, inserirlo come elemento obbligatorio per poter, diciamo, non solo avere un effettivo monitoraggio dei fabbricati, e questo ad opera dei privati e dei loro tecnici, ma costituirebbe anche la base della creazione di un catasto modello BIM utilizzabile non solo per questa attività, ma in generale per un recupero del territorio, per uno studio, diciamo, preventivo, per un machine learning di quelli che possono essere futuri scenari, e questo aiutare molto anche nel piano di evacuazione. Benissimo. Professore? Sì, la sento. Sì, eccoci. Voleva aggiungere qualche altra cosa, altrimenti chiedo se ci sono degli interventi. No, io penso di aver detto tutto, grazie. Benissimo, grazie a lei. Ringraziamo il professor, quindi, Francesco Fabrocino, per il contributo reso ai nostri lavori, e dichiariamo conclusa l'audizione. Grazie professore, buona giornata. Grazie, buona giornata a voi. Professor Conticelli. Eccolo, vediamo un po' se funziona l'audio anche. Ecco, benissimo. L'ordine del giorno. Perdonatemi se oggi sono senza giacca e senza cravatta, ma sono sul terreno per lavoro. Allora, sono professore, rientrato in albergo, perdonatemi. Professore, guardi, a noi l'importante è che ci sia una bella e solida connessione, poi per il resto, insomma, non ci sono problemi. Siccome abbiamo sentito che andava un po' lenta la trasmissione, può spegnere il video? Che così proviamo. Volentieri. Non perché non ha la giacca e la cravatta. La sentiamo benissimo. Mi sentite? Sì, bene. L'ordine del giorno reca l'audizione dei rappresentanti dell'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR. Ricordo al nostro ospite che l'audizione sarà trasmessa attraverso la web TV della Camera, ove non vi sia un'obiezione da parte sua. Ringrazio Sandro Conticelli, direttore dell'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR, per la partecipazione ai nostri lavori, e gli cedo la parola per lo svolgimento della relazione. Prego, professore, a lei la parola. La ringrazio, piacere di vedervi, e molto semplicemente la prima cosa che vorrei dirvi è che nel decreto legge che viene convertito, il numero 140, ovviamente è citato l'istituto di cui che io dirigo, e quindi è bene che lo segnalo subito all'articolo 4, per cui dovrebbe essere l'istituto che si occupa della parte di gestione della microzonazione sismica dei Campi Flegrei. Per quanto riguarda ovviamente i Campi Flegrei, noi sappiamo che il Campi Flegrei è un vulcano molto pericoloso, uno dei più pericolosi che esiste sul nostro pianeta. Gli scenari possibili li avrà descritti probabilmente in altra occasione
i tecnici e i geologi dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia. Ad oggi noi sappiamo che non abbiamo, non ci dovrebbe essere comunque. Almeno da quello che sono i dati dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia, risalita di magma, e quindi per ora lo scenario dell'eruzione deve essere in qualche maniera scartato per ora. Abbiamo però lo scenario che quelli che stiamo assistendo è lo scenario ovviamente della sismicità che nel bradisismo ovviamente è molto si può protrarre nel tempo e per molto tempo, e quindi chiaramente in questi ultimi 40 anni, dall'ultimo evento di bradisismo, diciamo che non abbiamo preso delle misure, anche perché allora non esisteva le conoscenze che, non esistevano le conoscenze che abbiamo oggi. Quindi io credo che quelle che sono le misure riportate nel provvedimento che viene convertito in legge sono ovviamente misure idonee per la situazione attuale, cioè per fare prevenzione, una prevenzione attiva che possa dare sicurezza e tranquillità, almeno speriamo di dare sicurezza per quella che è la situazione ai cittadini che stanno soffrendo in questo momento questo problema, che è un problema legato proprio al posto dove loro vivono, cioè il fatto di vivere non sopra un vulcano, ma dentro un vulcano. Campi Flegrei, ve lo ricordo, è una zona, il vulcano dei Campi Flegrei è un vulcano attivo, uno dei più pericolosi al mondo, e tutta la zona abitata sta all'interno della caldera, quindi all'interno, diciamo, del grande cratere del vulcano. Con questo, diciamo, concludo con una positività che non poteva essere altrimenti, visto che sono il direttore dell'Istituto Nazionale di Geologia Ambientale e Geoingegneria, che dovrà occuparsi per decreto, ovviamente, della microzonazione sismica dell'area. Grazie, grazie professore. Vediamo se c'è qualcuno che vuole intervenire sui contributi che il professor Conticelli ha dato alla Commissione. Il deputato Caso, prego. Grazie Presidente, grazie professore. Ne approfitto per la competenza, quindi mi sembra di capire che voi sarete coinvolti soprattutto sulla definizione della microzonazione sismica del territorio che dovrebbe raggiungere quindi il livello 3. Mi chiedo quindi e le chiedo se come misura è sufficiente proprio nell'ottica di prevenzione che stiamo immaginando, cioè, l'importanza della microzonazione, ovviamente, almeno per quanto mi riguarda, è nota. Volevo chiederle se sarebbe opportuno anche altro o è sufficiente quello o già si immagina altro. Grazie. Prego, professore, a lei la replica. Ringrazio, ma in realtà nel decreto è riportato anche altro, cioè diciamo tutta la parte che riguarda il monitoraggio ovviamente accelerometrico, quindi c'è anche altro, non c'è solo microzonazione sismica. La microzonazione sismica, diciamo, è un qualche cosa di molto importante, quindi arrivare a livello 3 è importante, è molto importante perché ci permette di definire i fattori intrinsechi di amplificazione o attenuazione sul sito dove è stato costruito il fabbricato. Cioè, quindi si va a fare un dettaglio molto grande di quella che è la pericolosità e quindi il rischio connesso con la sismicità. Però ovviamente non è l'unica misura che può essere intrapresa. Però il decreto 140 riporta esattamente tutte le altre misure e riporta anche i finanziamenti che sono forniti e quindi assegnati alle altre misure. Ovviamente, come esperto per quanto riguarda in questo momento la parte che riguarda attiene al mio istituto, ovviamente quello che è stato richiesto dagli altri colleghi. E quindi è previsto all'interno del decreto 140, è probabilmente sufficiente per
prevenire quella che è la situazione, per prevenire in futuro situazioni simili all'attuale, quindi prevenire dei rischi in uno scenario simile all'attuale. Poi, come potrà evolvere lo scenario, diciamo, naturale, geologico, noi non lo possiamo sapere al momento. C'è l'INGV che sta effettuando un monitoraggio in continuo, ovviamente, di quello che avviene, quindi a loro la risposta che sono in possesso dei dati. Benissimo, ringraziamo Sandro Conticelli, direttore dell'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR, per il contributo reso ai nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione. Professore, grazie e buona giornata. Grazie davvero. Sospendiamo la seduta e quindi anche il collegamento Web TV.
Camera, ove non vi siano obiezioni da parte sua. Ringrazio il commissario Lignini per la partecipazione ai lavori e gli cedo la parola per lo svolgimento della relazione. Prego commissario, ben ritornato. Grazie Presidente, grazie, un saluto a lei, agli onorevoli deputati che compongono la Commissione. Come è noto a lei e alla Commissione, le funzioni duplici che esercito sull'isola di Ischia, quella di commissario emergenza, delegato dal capo dipartimento della protezione civile e quello della ricostruzione, non hanno un impatto diretto su quanto è oggetto del decreto che è in corso di esame presso la Commissione Ambiente. Quindi dirò alcune cose che spero possano essere utili alla Commissione da un punto di vista più generale, dell'impostazione generale di politiche per la sicurezza e per la prevenzione. Dico subito che i contenuti del decreto sono positivi e condivisibili. Si tratta di un tentativo per alcuni aspetti inesplorato di rafforzare le misure la capacità previsiva degli effetti di eventi catastrofici che mi auguro fortemente non si verificheranno e trattasi di misure che appunto non possono che essere condivise, lo studio di microzonazione sismica, l'analisi di vulnerabilità degli edifici pubblici e privati, le misure di mitigazione dei rischi, l'implementazione del monitoraggio, il piano di comunicazione, le misure spedittive di protezione civile e il rafforzamento delle strutture preposte alla gestione della fase emergenziale, oltre al tema della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali. Misure che si collocano, come già dicevo, in un ambito strategico per taluni aspetti non pienamente esplorato nel nostro ordinamento, cioè a cavallo tra la previsione e ciò che è la prevenzione dei rischi e ciò che dovrebbe essere fatto in un ipotetico tempo successivo ad eventi catastrofici che nessuno di noi si augura ovviamente. Il punto dal mio punto di vista di portatore di esperienze plurime in questa materia, il punto fondamentale è: una volta che i piani, i programmi, gli studi, le valutazioni che sono prefigurati, anzi disciplinati in questo decreto, saranno acquisiti e quindi la valutazione dei rischi sarà compiuta, che cosa sarà necessario fare dopo? Questo a me sembra uno dei punti di riflessione più rilevanti. Non c'è alcun dubbio che alcune risposte le daranno i piani, i programmi, gli studi che sono esattamente l'oggetto delle disposizioni normative contenute nel decreto. Ad esempio, l'implementazione del monitoraggio dei rischi nei campi flegrei è una misura che sicuramente sarà necessario adottare insieme al rafforzamento della funzionalità, della dimensione, dell'efficienza delle infrastrutture in quel territorio, anche in chiave di eventuale e non auspicabile evacuazione dei cittadini e del sistema produttivo di quella importantissima area territoriale. Ma l'interrogativo più rilevante si pone relativamente al tema del rischio sismico degli edifici privati e pubblici, che una volta compiute le valutazioni di vulnerabilità, gli studi di vulnerabilità saranno evidenti, saranno ciò che oggi prevedibile sarà certificato. E nel momento nel quale sarà certificato che occorrerà intervenire
su scuole, su ospedali, su edifici strategici e sul patrimonio edilizio privato si porranno temi che il nostro ordinamento, questo voglio sottolinearlo, non ha risolto, non ha definito in nessun tempo. Cosa occorre fare quando un'area fortemente a rischio come quella dei Campi Flegrei e troppo di diversi altri territori del nostro paese, quando si ha evidenza della certezza del rischio sismico, tanto più in presenza di fenomeni come quelli che sono stati registrati in queste settimane, in questi mesi? Questo è il quesito di fondo che ciascuno di noi, da cittadino, da rappresentante delle istituzioni, tanto più il legislatore, si pone, deve a mio modo di vedere porsi. Certamente la possibilità di definire una sorta di graduazione del rischio e della necessità di intervento sugli edifici pubblici è una scelta che andrà programmata ed immaginata. In qualche modo il decreto fornisce una prima risposta nello stanziare una risorsa, la risorsa di 40 milioni, cioè laddove è urgente intervenire bisognerà intervenire, ma è evidente che il patrimonio edilizio pubblico e le infrastrutture pubbliche sono di tale rilevanza in quel territorio che occorrerà prevedere ulteriori interventi, ma questo ce lo dirà l'analisi della ce lo diranno le analisi della vulnerabilità sismica che saranno a breve realizzati. L'altro grande tema che si pone è quello afferente agli edifici privati. Per mettere in sicurezza o per delocalizzare edifici privati destinati ad abitazione o ad attività produttive, quali sono le misure necessarie? Questo è un tema che si pone in modo urgente nell'area di interesse delle misure contenute in questo decreto, ma si pone anche in altre aree, si pone in aree colpite da eventi catastrofici e si pone in aree che sono fortemente a rischio. Ad esempio posso testimoniarvi il fatto che questa questione così complessa afferente all'attività di prevenzione dei rischi sismico e idrogeologico nel contesto delle ricostruzioni, noi ce lo siamo posti, abbiamo adottato misure che attuano disposizioni legislative ben precise, ma di carattere speciale, però non di carattere generale, sia nell'ambito della ricostruzione del centro Italia sia sul territorio dell'isola di Ischia, dopo i due eventi catastrofici, il terremoto e l'alluvione, la frana del novembre scorso, di cui vi siete ampiamente occupati. Commissario, siccome vorremmo rimanere nei 10 minuti, ho una prenotazione per fare una domanda, se lei permette. Se mi dà 30 secondi ho concluso. 30 Prego. Secondi. Sotto questo profilo io penso che l'estensione, il rafforzamento, la finalizzazione di misure come il super bonus sisma o comunque incentivi fiscali di analoga intensità per gli edifici privati possa rappresentare un forte incentivo alla messa in sicurezza sismica e alla delocalizzazione. Sotto questo profilo ho concluso, vi porto l'esperienza recentissima sull'isola di Ischia di misure attuative di disposizione di legge che in base alle quali ho introdotto l'istituto delle delocalizzazioni volontarie, cioè i cittadini che vivono in aree a rischio in attesa della definizione dei piani, dei programmi di messa in sicurezza e ricostruzione, se vogliono acquistare altrove, realizzare altrove, possono farlo con misure di incentivo incentivanti abbastanza significative e sta iniziando a funzionare. Le prime domande sono pervenute proprio in questi giorni. Grazie Presidente. Grazie. Prego. A lei. Collega Caso, voleva fare una domanda al Commissario Legnini? Sì, grazie.
difficoltà stamane ad accendere il microfono. Intanto ringrazio il commissario e approfitto, anche se non rientra nelle competenze, come ci ha detto, per fare qualche domanda. Orientativamente ci ha detto che i contenuti del decreto sono condivisibili, quindi proprio basandosi sulla sua esperienza da commissario su Ischia, le chiedo quindi se immagina che per gli obiettivi che vengono posti all'interno del decreto, le risorse finanziarie, le tempistiche sono corrette, cioè le prime sufficienti, le seconde corrette. E mi sembra di capire che la sua perplessità è più che altro sul post verifiche. Se non ho errato male, giustamente lei chiede, dopo le verifiche fatte di vulnerabilità sismica previste all'interno del decreto, che succede? Lei accennava alla necessità di strumenti di intervento dopo. Che cosa immagina? Le chiedo se è necessario un nuovo decreto, un nuovo intervento governativo, se è necessario più è più utile attivare, come diceva lei, meccanismi di bonus per incentivare i privati. E ultima domanda, le chiedo, quindi in quest'ottica qui, lei per esempio su Ischia ci parlava di delocalizzazione volontaria, ragionando della situazione in cui si trovano i campi Flegrei, ritiene opportuno che quindi almeno per quelle zone è necessario interrompere nuove costruzioni, nuovo consumo di suolo? E avere orientativamente, come già esiste per il Vesuvio, una legge regionale che vada in questo senso. Grazie. Prego, commissario. Grazie, collega Caso. Prego, commissario Legnini. Grazie. Sulle tempistiche delle misure adottate e sull'adeguatezza delle risorse, io ovviamente non posso esprimere valutazioni se non rinviando a quelle che certamente il Dipartimento della Protezione Civile, che so ha lavorato, il Ministero competente su questo testo avranno compiutamente realizzato. Mentre invece sulle altre domande dell'onorevole Caso rispondo volentieri. Va da sé che di fronte a fenomeni di questo tipo, non nuovi, e di fronte alla prospettazione dei rischi potenziali che sono stati avanzati in queste settimane, in questi mesi, anche sull'onda degli eventi che si sono verificati, pensare a nuove edificazioni, a consumo di nuovo suolo è assolutamente non condivisibile, da evitare. Quindi poi quale debba essere lo strumento legislativo, se regionale o nazionale, in questo senso deve essere oggetto di valutazione. Mentre invece io credo fortemente nell'attività che rappresenta una sintesi tra la persuasione e una politica, diciamo, strutturale, strategica, di delocalizzazioni volontarie, fortemente incentivate. Questo è delle aree a rischio. Questo vale nei campi Flegrei, ma ripeto, vale nei territori dove si è costruito e non bisognava costruire, non era possibile costruire o era fortemente sconsigliabile costruire. Penso anche che le politiche, le misure di incentivazione fiscale che il nostro paese ha conosciuto, conosce, di cui molto si discute, a partire dal superbonus, debbano essere fortemente orientati ad attenuare il rischio, a mitigare il rischio, ad eliminare il rischio, laddove è certo che si potranno verificare delle conseguenze. E gli studi di microzonazione e le analisi di vulnerabilità che questo decreto prefigura ce lo diranno, questo ce lo diranno in tempi anche stretti e brevi. Grazie, ringraziamo quindi il commissario Legnini per il contributo reso ai nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione. Buona giornata, commissario, grazie di nuovo. Buongiorno a voi, grazie. A questo punto abbiamo in videoconferenza Giuseppina Morrone, dirigente del provveditorato. Dottoressa Morrone, se attiva la telecamera e facciamo una prova del microfono, iniziamo l'audizione. Dottoressa Morrone? Dottoressa Morrone, mi sente? Un attimo, ecco qua. Eccoci.
Può accendere la telecamera, ottimo. Allora, salve, un attimo solo, dottoressa. L'ordine del giorno reca l'adesione dei rappresentanti del provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata. Ricordo alla nostra ospite che l'adesione sarà trasmessa attraverso la web TV della Camera dei Deputati, ove non sia possibile o non vi sia un'obiezione da parte sua. Ringrazio Giuseppina Morone, dirigente tecnico del provveditorato interregionale, per la partecipazione ai nostri lavori e le cedo la parola per la relazione. Prego, dottoressa. Salve, buongiorno a tutti. Sono l'ingegnere Morrone, il provveditorato alle opere pubbliche della Campania. Doveva essere anche presente il provveditore, ma per impegni istituzionali non è con noi. Come già sapete, noi abbiamo anticipato una relazione, un appunto che credo che abbiate in atti da riportare all'interno del verbale. E con riferimento all'audizione stessa riferisco sinteticamente quello che è già riportato nell'appunto trasmesso, ovvero che noi all'interno del decreto legge 140 siamo stati individuati come supporto al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale per le attività che riguardano la verifica di vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica insistente nell'area dei Campi Flegrei. Al riguardo il provveditorato conferma la propria disponibilità di supporto tecnico alla protezione civile attraverso la propria struttura interna che è chiaramente fornita di un numeroso numero di dipendenti funzionari tecnici qualificati per competenza e quindi in grado di espletare le funzioni richieste da parte della protezione civile. Anche attraverso eventualmente ricorso di professionalità esterne con affidamenti esterni attraverso il nostro portale degli operatori economici costituito presso il provveditorato. Inoltre, per la nostra organizzazione interna abbiamo il Comitato Tecnico Amministrativo che è un organo istituito su base regionale per la trattazione degli affari di pertinenza nell'ambito territoriale interessato e il nostro CTA è costituito consulenti esterni, in particolare per quello che riguarda sono costituiti da professori universitari qualificati sia dell'Università Campane ma anche di altre regioni che potranno nella fase di esame dei documenti di vulnerabilità sismica elaborati dare il loro contributo per la valutazione e l'esame e l'approvazione di tali documenti. Questo è quello che diciamo in sintesi il provveditorato si occupa, cioè vuole dare come contributo. Grazie ingegnere. Il deputato Caso per un quesito. Grazie mille, giusto una domanda velocissima. Quindi il vostro ufficio, il provveditorato, si può considerare da quello che lei ci sta dicendo ora già orientativamente pronto anche con uomini e mezzi necessari e richiesti dal decreto, quindi già mi sembra capire che anche i consulenti esterni eventualmente necessari sono già da voi coinvolti magari su altri progetti, quindi le chiedo conferma di questo e se effettivamente quindi per quello che siete chiamati a svolgere all'interno del decreto trovate giuste le tempistiche e ovviamente i fondi stanziati per far quello che bisogna fare. Grazie. Grazie collega. Ingegnere?
Allora, noi confermiamo senz'altro la nostra disponibilità, come detto, perché siamo sicuramente col personale interno siamo strutturati per poter gestire quello che è riportato nel decreto, cioè l'elaborazione della verifica di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici. Sicuramente non abbiamo già contezza di quello che è la quantità degli edifici e il lavoro da farsi, che credo che si espleterà in modo dettagliato confrontandoci col Dipartimento della Protezione Civile. Quindi nel caso in cui con il nostro personale interno non dovessimo riuscire a espletare tutte le attività, come già detto, dovremo ricorrere a personale esterno all'amministrazione con procedure, diciamo, di evidenza pubblica o ricorso agli operatori economici esterni. Mentre per quello che ho detto, cioè la parte di esame e analisi dei documenti elaborati di vulnerabilità sismica, noi siamo strutturati in modo tale da avere tutto il personale delle università che fa parte del nostro comitato tecnico amministrativo, che contribuisce a dare il contributo per la valutazione dei documenti di vulnerabilità sismica, che saranno i documenti di valutazione della criticità, diciamo, dei fabbricati, e quindi anche a valle dei quali dovremo valutare quelli che sono gli interventi, i primi interventi, diciamo, di eliminazione eventuale delle criticità, dei pericoli, per renderli sicuri. Questo è qua. Benissimo. Ringraziamo l'ingegnere Giuseppina Morrone, dirigente tecnico del Provveditorato Interregionale per Opere Pubbliche di Campania, Molise e Puglia e la Basilicata, per il contributo reso ai nostri lavori, e dichiariamo conclusa l'audizione. Buona giornata, ingegnere, grazie. Grazie, arrivederci. L'ordine del giorno reca l'audizione di Roberto Moretti, professore associato di geochimica e vulcanologia presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Ricordo al nostro ospite che l'audizione sarà trasmessa attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Io non vi sono obiezioni da parte sua. Ringrazio il professore per la partecipazione e gli cedo il microfono per lo svolgimento della sua relazione. Prego, professore. Onorevole Presidente, onorevoli deputati, grazie a tutti voi per questa audizione che mi dà l'opportunità, a valle della lettura della proposta di legge, di fare alcune considerazioni. Ovviamente, venendo dal mondo scientifico, le mie non saranno considerazioni magari molto economiche, quindi non entrerò magari specificatamente nel merito di quelli che sono i dispositivi anche finanziari che sono stati presi. Tra l'altro, voglio dire, ci sono condizioni che sono anche cogenti evidentemente nella formulazione di quanto ho letto. Probabilmente, anche volendo fare di più, ci saranno stati, immagino, anche dei limiti a prescindere. Diciamo che lo spirito con cui vorrei affrontare la discussione è il seguente: lo spirito di chi, diciamo, studiando questi fenomeni, sa che essi possono evolvere anche a velocità diverse, possono anche fare un'escalation, volendo, come possono anche, tra virgolette, arrestarsi. PowerPoint. Perché senza PowerPoint non mi trovo, sì. Molto, cioè, per quanto mi ricordo più o meno quello che ho impostato, però se fosse possibile mi renderebbe la vita più... A me basta sufficientemente. È di sotto che c'è una manifestazione, il centro di Roma è contraddistinto da questa iniziativa. È onorevole, è la democrazia. Certo. È nuovo. È la democrazia. Sì. Allora, vabbè, è inutile dire che ovviamente l'alta densità antropica, due immagini molto, direi, semplici per quanto riguarda... Vedete nella immagine a sinistra quella piccola macchia, la solfatare, e pozzoli tutto intorno. A destra invece vedete il Monte Nuovo, che è il monte in primo piano con quel cratere, e dietro il Lago d'Averno. Vedete che vicino c'è di tutto, le arterie anche della tangenziale, eccetera. Quindi questa è la condizione in cui operare. Risolverla veramente richiederebbe costi enormi, si tratta di essere molto resilienti. Se si può andare alla pagina successiva. Ora, dicevo, qual è lo spirito con cui vorrei affrontare questa cosa? Io ho trovato che la legge sia veramente ben scritta ed è lo strumento che serve sicuramente agli enti sul territorio, agli attori, diciamo, ai vari stakeholders, per poter intervenire, e in un'ottica anche, direi, di diciamo, in applicazione anche delle politiche di sussidiarietà, quant'altro, vengono
in qualche modo sono, hanno un'assegnazione di incarichi molto ben precisa con queste misure urgenti. Vorrei però vederla anche dallo spirito, diciamo dal punto di vista del cittadino, in modo che ogni legge, una volta che arriva poi a essere proposta, venga, quando viene recepita dal cittadino, non deve essere guardata con distacco, ritengo, ma deve essere sentita come un'arma vincente, un qualcosa che finalmente è stato fatto anche per loro. Questo è lo spirito, questo poi credo sia anche il successo, tra virgolette, politico, no? Nella formulazione di ogni proposta di legge. E allora è su questo che sicuramente contano parecchi aspetti, come ad esempio la comunicazione, la scelta di alcuni interventi da fare, molto sicuramente della sensibilità dei cittadini riguardo alle vie di comunicazione. La legge descrive quello che viene fatto mandando ad esempio, dando alla regione certe cose. Ritengo tuttavia che magari ecco, nell'ottica del cittadino si potrebbe enunciare qualche magari sorta di principio guida, ispiratore, chiamiamolo così, una sorta di condizione vincolo che magari ecco, il cittadino potrebbe anche molto apprezzare. Per fare tutto questo, giusto una brevissima premessa su che cos'è quello che sta succedendo, il bradisismo. Questi sono dati dell'Osservatorio Vesuviano, è un qualcosa che, lo vedete all'interno di quei due riquadri, più sale sollevamento del suolo, più aumenta il numero di eventi sismici, più la sismicità, più aumenta anche la loro energia. Prossima diapositiva, quindi è molto semplice, più sale più si rompe, la paura è che si rompa troppo e possa succedere qualcosa di grave. Questo implica che bisogna rendersi conto cosa sia il sistema che stiamo guardando. Sotto c'è un qualcosa all'interno di quel contorno grigio che sta nell'interno, vedete, di questa parte di vulcano ideale che abbiamo disegnato, dove dentro immaginatelo come una specie di grande crema che rilascia qualcosa che va in superficie. Sopra quella campana grigia interna tutto è fragile, quindi è facilmente rompibile. Se possiamo schiacciare il tastino giusto una volta, vedete che compariranno queste X gialle, vuol dire praticamente che si creano per iniezione di calore di fluidi tantissime, dove ci sono le X, possibilità di attivare le cosiddette faglie terremoti, è quello che sente il cittadino, senza considerare il gas che arriva in superficie. Questa si chiama sismicità distale. Potremmo avere, legata a quello che sta succedendo lì sotto, terremoti anche lontani, con degli effetti molto fastidiosi e soprattutto molto dannosi per il cittadino. E distale perché, cliccando ancora una volta, non è in asse, possiamo cliccare ancora una volta? Sì, non è in asse con quello che si aspetterebbe essere la zona assiale del vulcano, nella quale si dovrebbe magari, in uno scenario si spera più remoto, esprimere l'eruzione vulcanica. Quindi quella magari è la zona da cui poi diciamo uscirebbe la massa, nel caso si dovesse arrivare a questo scenario, ma i problemi intanto ce li avremmo già tutti intorno, dove ho messo quelle X. Se andiamo avanti, vediamo che quindi si tratta, e questo è utile per lo spirito di qualsiasi misura poi anche successiva da prendere, di un evento composito, questo del bradisismo, fatto di tre eventi nel tempo, 50, 53, 69, 72, 82, 84, una discesa e poi dal 2005 una ripresa. Ora, per capire un po' quello che c'è là sotto in quell'immagine che ho detto prima, bisogna vedere questi tre eventi insieme. Perché? Perché ci aiutano a capire un problema fondamentale. La crisi non è solamente quello che stiamo sperimentando adesso, cioè il gonfiarsi e il salire, ma se noi interpretiamo questi segnali, capire quali sono le sorgenti che sono in profondità, che potrebbero mobilizzarsi, attivarsi, capire quali sono le loro geometrie, le loro masse, i loro volumi, perché la loro mobilizzazione implicherebbe uno scenario escalativo, di escalation che andrebbe più avanti. Il punto è questo, che dobbiamo sicuramente definire scenari multiscala, e definire scenari multiscala vuol dire già da adesso, con le prime opere di mitigazione che si vogliono fare, in urgenza o meno, io direi che è necessario, come principio ispiratore, quello di proporre interventi multiscala sul corto termine, se possiamo andare avanti, in una logica che io chiamo escalativa, portare a, diciamo, a mandare avanti interventi che valgono sul brevissimo termine, la messa in sicurezza sismica, ma non pensare, vedete, in questo momento quello che stiamo vedendo è semplicemente l'opposto della discesa, della subsidenza che c'è stata dall'84. Quindi vuol dire che c'è un fenomeno completamente simmetrico che si sta spiegando. Questo è quello che sta succedendo adesso. Noi su questo possiamo agire sicuramente riducendo la vulnerabilità, eccetera, mettendo in sicurezza alcune strutture, ma poi ci dobbiamo porre il problema di da subito quali sono gli interventi da mettere in opera e quali costi hanno, mi rendo conto, per prevedere scenari di più maggiore intensità o di medio e lungo periodo. Se andiamo avanti, potremmo provare a estrapolare, prossima diapositiva, vedete,
Il problema grosso, questa è la curva, è la velocità di risalita, anzi sollevamento verso tempo, nell'82-84. In questo momento, siamo nel 2023-2022, non abbiamo ancora una velocità di risalita così pendente come quella dell'82-84. La domanda che ci dobbiamo porre, quindi, non sono gli interventi per mettere in sicurezza quello che stiamo sperimentando adesso, possiamo cliccare, ma in prospettiva quello che potremo sperimentare in un futuro più o meno prossimo, quando sperimenteremo la stessa velocità di risalita dell'82-84. Guardate, sarà una condizione di sismicità superiore anche a quella attuale, e non solo, sarà una condizione di sismicità critica, se si può schiacciare, che non potrebbe succedere anche prima, per questo che ho messo un'altra barra, tale per cui gli interventi di mitigazione che facciamo adesso, non voglio dire, non devono essere vanificati, al contrario, dobbiamo metterci in una prospettiva che da qui a poco potremo raggiungere una situazione che adesso ci sembra critica, ma non è ancora in termini di fisica di quello che sta succedendo, quello dell'82-84, ma magari non ci siamo lontani. E a quel punto dobbiamo chiederci che cosa può succedere nel momento in cui arriviamo alla stessa condizione dell'82-84. E questa è la logica, prossima diapositiva, multiscala di cui dicevo. Allora, di sicuro tutto dipende, come vi ho cercato di introdurre prima, se queste sorgenti di calore e di massa poi rimangono lì e si librano a rilasciare energia verso l'alto, sì, oppure se si muovono. Quindi tre scenari: la sismicità può aumentare fino a un terremoto con magnitudo di picco, poi il fenomeno rientra, oppure si va verso un'eruzione freatica, oppure freatica e magmatica. Allora bisogna prendere misure urgenti di breve, di medio e lungo periodo, assumendo l'incertezza con interventi multiscala. Prossima diapositiva. Quindi gli interventi di riduzione di vulnerabilità sismica per terremoti, fino innanzitutto a quale magnitudo? Io credo che si possano fare delle stime, non so se una legge può già diciamo mettere una serie di contorni, di linee guida, però ho messo alcune stime, ve le lascerò a memoria. Credo che un principio magari ispiratore anche da questo ci deve essere, invece di mandare solamente, delegare tutto. E vorrei che si parlasse, perché strettamente connesso al fenomeno sismico, anche al problema puramente geotecnico, cedimenti, assestamenti che possono avvenire anche nel momento in cui tutto si fermasse, nel momento in cui ricomincia l'assestamento, la subsidenza. Vi ricordo che il sisma di Ischia, ok, è un contesto un po' diverso, è avvenuto perché lì c'è una zona in subsidenza. Ricordate che poi, anche se questo tutto quanto finisse, riparte la discesa, riparte la subsidenza, anche questa sollecita le strutture, anche questa può avere degli effetti anche sismici. Non si deve fare, andiamo avanti, non si deve fare la, sì, non si deve fare l'assunzione che la discesa sia sismica. Chiedo solamente di andare avanti di una, due, tre, questa, ecco, questa diapositiva. Comunicazione, c'è una parte sulla comunicazione che è fondamentale nella legge. Credo che questo è l'aspetto fondamentale, perché bisogna fare in modo che i cittadini non vadano verso l'autoevacuazione, che un domani potrebbe succedere. Sarebbe non solo un costo enorme, ma sarebbe anche la forma di fallimento per eccellenza, anche se alcune dottrine di protezione civile ritengono che l'autoevacuazione possa essere giusta. Sarebbe fondamentale, anche questo non so se può essere in qualche modo suggerito, fare esercitazioni che siano di massa, non su pochissime persone, con target basati anche sulla gestione del panico, target di, diciamo, basati sugli scenari della gestione di panico delle zone limitrofe. È costosissima, ma bisognerebbe farla con una copertura, proprio per avere un ritorno di esperienza completo, copertura aerea, di droni, oltre che satellitare, per avere un immediato feedback su quello che veramente è un'evacuazione di massa. Finché non si farà un'evacuazione di massa che ha costi elevatissimi, oltre quelli previsti, non credo che saremo nella condizione di affrontare bene il problema. E infine, obiettivo secondo me di ogni legge, è cambiare i paradigmi nella testa del cittadino, che deve diventare partecipe e proattivo. Quindi due proposte che suggerirei, e che secondo me dovrebbero essere un principio ispiratore veramente della legge. La legge non dovrebbe parlare solo agli enti. A me piace questa legge, vorrei solamente che dicesse qualcosa anche al cittadino. Primo paradigma da demolire: forse il cittadino deve essere invogliato anche con forme assicurative, che sono forme di mitigazione del rischio, a diventare parte proattiva in tutto questo processo, creando anche quel rapporto di fiducia un po' spezzato, però forse le forme assicurative necessitano di un sostegno anche statale. Seconda cosa che si lega strettamente a questa è che, soprattutto in queste zone, vale anche per Ischia ovviamente, vale per altre zone, i permessi, le concessioni non devono essere per sola costruzione, ma devono diventare per costruzione e successiva manutenzione da parte del proprietario. Questo magari si potrebbe fare per i futuri acquirenti.
specialmente per gli immobili in muratura, che sicuramente, come vi è stato detto già da colleghi, sono gli immobili più a rischio. Professore, grazie, mi scusi per i tempi, sono quelli che sono, credo che non ci siano interventi. Prego, prego collega Lampis. Sì, grazie Presidente. Innanzitutto per insomma sottolineare particolare interesse del contributo che lei oggi ha voluto fornire a questa commissione. Vorrei sapere da lei, qualora insomma fosse di sua conoscenza, visto che ha parlato di piani, di comportamenti dei cittadini, ecco. Lei è a conoscenza del fatto che queste comunità siano tutte dotate di piano di protezione civile aggiornato? E se questo piano di protezione civile, questi piani di protezione civile sono poi inseriti all'interno di una pianificazione di più ampio respiro che è quella di tipo regionale? Perché è chiaro che i cittadini possono essere interessati da una fase di coinvolgimento laddove vi sia uno strumento di pianificazione che dice cosa devono fare. Qualora non ci fosse, naturalmente noi ci poniamo il problema di sottolineare questa mancanza. Grazie Lampis. Prego. Sicuramente ci possono essere, come in tutte le, diciamo, le catene, soprattutto dove la popolazione è numerosa, alcuni anelli magari interrotti, diciamo catene di ingranaggio non completamente oliate. In linea di principio la risposta che le dovrei dare è sì, per quanto io non faccia parte della platea dei decisori o degli stakeholder, me la gioco facile dicendo faccio parte della comunità scientifica. Quello che posso rimarcare è che sicuramente questa legge va, mi sembra, questa proposta di legge va nella direzione di eliminare quel tipo di problema, questo sferraginamento della catena, perché viene data delega alle autorità locali, in particolare ai comuni, di ovviare proprio ai problemi che lei diceva, che in linea di principio avrebbero già dovuto essere ovviati, però evidentemente lì c'è un qualcosa che manca. E proprio per questo motivo ritengo che l'aspetto di comunicazione, proprio l'ultima parte che dicevo, sia fondamentale. E perché è la chiave, il paradigma da cambiare, ripeto, nella testa del è culturale, ma ogni cultura, ogni cambiamento culturale, dal mio punto di vista, comunque voglio dire, non vorrei tirare in ballo dottrine politiche d'antan, però alla fine è anche un cambiamento socio-economico, il cambiamento culturale va col cambiamento socio-economico. Credo che servano purtroppo delle forme di agevolazione, proprio quello che pensavo, le assicurazioni eccetera, cioè comunque deve intaccare la tasca del cittadino in qualche modo, ogni cambiamento culturale è figlio comunque di un costo e funziona se porta come minimo una sorta di convenienza, perlomeno in qualità ricevuta. È un processo lento, però non vedo sinceramente alternative, a meno di non ritrovarci tra parecchi anni di nuovo con questo stesso tipo di problemi. L'ultimissima diapositiva non l'ho fatto vedere, c'è anche l'aspetto delle vie di comunicazione. Per quanto riguarda il cittadino, delle vie di fuga, il cittadino è sensibilissimo, almeno questa è la mia percezione, ho fatto il direttore anche all'estero di un osservatorio vulcanologico ed era lì la stessa cosa, è sensibilissimo all'aspetto, più che casa propria, è sensibilissimo all'aspetto vie di fuga. Allora ritengo che la pianificazione, questo sì, delle vie di fuga, nel caso ci fosse una grande, ci sarà, ci dovesse essere, non so quale modo di coniugazione del verbo devo usare, una grossa evacuazione, invece di un esodo incontrollato, di forme di autoevacuazione, che sono la cosa più da evitare, credetemi, la pianificazione delle vie di fuga, secondo me quello è il punto di successo nei confronti del cittadino, che è lì che si sente garantito. Ora io proponevo ad esempio, l'ultima diapositiva non l'ho mostrato, le vie marine, una sorta, però visto che c'è il problema dell'abbassamento del livello del mare, del cambiamento della linea di costa, il modello a cui mi ispiravo era l'operazione Dinamo fatta da Churchill per salvare i 300.000 dell'esercito britannico a Dunkerque, molto probabilmente agendo con piccole imbarcazioni e con moli, piccoli moli amovibili, questo è probabilmente. Ritengo che possa essere una soluzione, ritengo che se il cittadino vede che si lavora veramente sulle vie di fuga, invece di finire la sua giornata dicendo vabbù, ma tanto dove andiamo? Non c'è modo di scappare. È la risposta peggiore di tutte, e ti senti come il topo in trappola. E quello invece secondo me è il punto fondamentale. Professore, abbiamo un altro intervento del collega a caso. Grazie Presidente, grazie Professore. Nel grafico che ci ha mostrato, io sono anche cittadino di Pozzuoli, quindi vivo totalmente il bradisismo da quando sono nato nell'83-84, okay, che poi è stata la crisi e l'evacuazione della città.
Lei ora, vabbè, ora ci indicava, diciamo, nel grafico quasi simmetrico in cui si mostrava l'innalzamento attuale che ha superato quello dell'83-84, sì, in altitudine ma non in velocità. Esattamente, la simmetria in effetti è nella velocità, mi scusi. Lei reputa abbastanza probabile quindi che ci sia, che si continui la salita e quindi ci sia un'impennata anche della velocità e quindi anche delle scosse simili 83-84? E in tal caso, in audizioni precedenti, gli NGV, in particolare il presidente, il prof Doglioni, aveva indicato come massima entità di un evento sismico era la magnitudo orientale 25, per come è formato il terreno. Non si immagina qualcosa di più alto, anche se parliamo comunque di terremoti abbastanza superficiali, alla profondità molto limitata. Quindi le chiedo, immaginando uno scenario in cui si ha l'impennata in velocità, quindi aumento delle scosse, anche lei pensa che non si supererà mai una vulnerabilità 5? In tal caso, il lavoro da fare sugli edifici, ora con la verifica della vulnerabilità prevista dal decreto e poi l'auspicio di qualche intervento, cioè le chiedo, si può arrivare a un punto tale da far sentire i cittadini putiolani al sicuro a casa propria? Grazie, onorevole Caso. Professore. La risposta le chiedo di essere telegrafico. Si può fare a meno che non c'è un cambiamento degli scenari, perché quello che dicevo, quelle sorgenti che stanno in profondità cominciano a mobilizzare, allora lì lo scenario cambierebbe. Se si rimane in questa situazione con un aumento anche a 82-83 con la stessa velocità di sollevamento, sì, si può fare. Una mia personalissima stima, assumendo condizioni di volume che si mobilizza, stile Monte Nuovo, mi porterebbe a dare una magnitudo un poco superiore a quella data da Carlo Doglioni, mi direi un 5.3. Per essere in un'ottica, che secondo me è l'ottica da utilizzare, di vantaggio di sicurezza, che questo credo che sia un approccio sempre da utilizzare, anche se ha un costo superiore, io sarei banalissimo, guardate, prenderei come riferimento Ischia, Casa Micciola, 1883, magnitudo 5.8, profondità 1,8 km, è stato Casa Micciola, è stato un disastro. Per me quello dovrebbe essere una sorta di livello ideale, diciamo, da utilizzare per tutte le determinazioni poi delle accelerazioni che solleciteranno le strutture e via dicendo. Quindi mi metterei giusto una tecchia di più, va, se posso dirla così. Grazie al professor Moretti per il contributo reso ai nostri lavori. Dichiariamo conclusa l'audizione. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci.